che almeno per i cinque cerchi è davvero da prima della classe. Spiace un po' che qui non ci sia la Russia in previsione proprio del Mondiale di Mosca. Sì, spiace anche noi, perché qui potevamo avere un confronto, diciamo, un po' più valido, perché il campionato del mondo si svolge a Mosca e quindi le nostre ragazze andranno a gareggiare nella Tana del Lupo, quindi sarebbe stato per noi un bel motivo di confronto, diciamo, in un campo piuttosto neutro. Pesaro è stata promossa pienamente come città internazionale della ginnastica ritmica. L'organizzazione di Paola Porfiri ci sembra perfetta e adesso aspettiamo però un campionato del mondo qui, Presidente. Noi saremo anche disponibili. Dobbiamo dire che le nostre ragazze meriterebbero un campionato del mondo organizzato in Italia. L'anno scorso vinsero la gara della Coppa del Mondo e poi si laurearono campionesse del mondo. Fare un campionato del mondo in Italia sarebbe come domani per la Russia, quando affronteranno la gara sarà lavorare in casa, e anche per noi sarebbe avere un incentivo molto più grande. Però tutto da vedere, vediamo un po' se è possibile farlo. Allora, qui di spalle abbiamo impegnata nella giuria il direttore tecnico Marina Piazza, l'allenatrice Manuela Maccherani, che passa praticamente la vita con le ginnaste della nazionale, poi Eva D'Amore, Clarita Codra, Marinella Falca e Francesca Pasinetti, che sono stati due preziosissimi acquisti, e poi tutta una nazionale e un patrimonio sportivo, Presidente, da tutelare. In che modo si sta tutelando e che cosa pensate di fare magari di nuovo anche per il futuro? Intanto sono d'accordo con lei nel riconoscere che abbiamo uno staff di primo ordine, delle tecniche di valore che stanno facendo un bel lavoro, lo dimostra anche il fatto del risultato ottenuto dalle nostre ragazze nella junior, praticamente si sono classificate terze come squadra, sono le junior fra le migliori ginnaste finaliste di queste specialità, quindi stiamo crescendo bene. Di questo dobbiamo dare atto soprattutto allo staff tecnico nazionale e agli impegni anche che l'azione sta mettendo nei confronti di questa disciplina, che non è facile, soprattutto perché hanno una grossa tradizione in Europa, e sostenere il confronto con queste squadre non è da tutti.